ciccia, ci piace passaggiccia, non l'altra di quella è buona, ci piace cantare canzone, l'ultima in pace ciccia, ci piace passaggiccia, non l'altra senza testa, ma tu metti sta festa. E beh, che dite? Gabriele, buonasera. Cosa dovremmo fare noi qui? Non so, io non so. Che facciamo, Gabriele? A proposito, siamo ospiti, giusto? Sì. Cosa ci offri da bere? Acqua. Gabriele, la volete gassata o naturale? No, l'acqua la facciamo anche dottore, voglio io continuo. Sono astemio, quindi senti, non posso. Un po' di vino non ci sta? No, perché non è previsto, assolutamente. No. Dovete accontentarvi dell'acqua. Quando venite da me, non pensate a me. Infatti mi ricordo al primo festival della canzone scolare che abbiamo fatto in questo modo, noi ce lo siamo portati a casa. E poi l'abbiamo portato anche sul palco, ricordi Gabriele? No, questo un attimo. Ho una domanda da farti perché ce l'ho qui da 5-6 anni. Prego. Quell'anno che abbiamo partecipato, Pappa e Ciccia hanno partecipato. Sì. Avete stilato una classifica? Esatto. Sì. Perché noi non c'eravamo su quella classifica? Cosa siamo arrivati noi quell'anno? Quarti. Non si sa, non quarti. Si sa. Quarti e sono stati no, premiati. Quarti, no, ma neanche ultimo. Non c'eravamo in classifica, no, ci hanno buttato fuori. Neanche gli ultimi, no, lascia perdere. Eliminati in semifinale. Sì, proprio eliminati. Non c'è calcolata per niente. Una femmina bella, leggo qua. Sì. Ci fate ascoltare questo pezzo e poi io voglio sentire la canzone che certo. Ha vinto nel vabbè. Prego, potete grazie Gabriele andare, il pubblico è a vostra disposizione. Papà! Ciccio! Quindi oltre alla bella musica, oltre le canzoni, i brani dialettali popolari, i folk, abbiamo anche un po' di comicità e sono molto molto contenta di presentarlo e quindi noi andiamo a braccio, improvvisiamo e sono felice perché passiamo dalle Marche, io vivo qui da 10 anni però sono romana come lui e quindi sono, non ti puoi girare, sono molto felice perché lo ricorderanno tutti i nostri spettatori in tantissime trasmissioni, tra le più famose ricordiamo Zelig è qui con noi a Folignano per voi, adesso gli passo il microfono a Gianfranco Fino. Buonasera. Gianfranco Fino, buonasera. Eccolo qua. Questa discesa, no, stiamo. Siamo lo stesso vicini. Per questioni tecniche non possiamo. Ci dispiace. No, sono un po' geloso. Scusate, no, vabbè, ma noi ci conosciamo già da Roma da tanto tempo. Scusa, quella si chiama l'asta. Perché siete lei, romani? No, scusa io. Ma sai che c'è in francese? Approfitto, no? Ma mi fesso, guarda un po'. La ciaciona! Si voleva ciaciare! Dopo 10 secondi si butta a destra. Vabbè. Buonasera. Allora, è carino. Allora, il microfono glielo puoi lasciare. Me lo può lasciare. Ma come? Mi lascia questa cosa lunga e nera? Che ci devo fare questa cosa? Arrivederci Ladia, tanto piacere. Tanto. Gabriele, perché te ne vai? Così, moggio. Che bello che sei. No, ma t'hanno staccato purtroppo dal nostro. La scena. Mi lasci la scena. Grazie, grazie Gabriele. Io non so cosa farei senza questa scena. Speriamo non sia l'ultima scena, insomma, la famosa. Signore e signori. Che bello, grazie. L'applauso che è importante. L'applauso. Com'è importante la postazione, vedete? Qui in piena luce. Quanto è bello, no? Poi è bello il fatto che mi hanno voluto coinvolgere. Sapete perché si chiama Leggio? Perché leggo io, si chiama Leggio così. Se lo giri si chiama Leggiuno, cioè leggio voi, se leggete voi, ma da lì. Come cacchio ho fatto? Aspettate che rispondo. Vedi? Voi scherzate, ma io so il canese. Sono tutti i dialetti, sono quelle lingue. Sono anche il bobtailese, tutte le razze, diverse razze. Quindi la realtà è questa, ho studiato, ho girato l'Italia e mi ritrovo oggi ad un festival nazionale della canzone dialettare e un po' fredda, un po' polare. Quanto è creativo, giustamente. Siamo con Gianfranco Fino. Buonasera. Allora, noi artisticamente ti conosciamo, chi ti ascolta ti conosce, ma se dovessi descrivere oggi a chi ti ascolta, chi è Gianfranco Fino? Ah, domanda da qualche miliardo di dollari. Gianfranco Fino potrebbe essere considerata l'americana, il cosiddetto performer, cioè colui che fa balla, canta, recita nei musical,
però poi quando è sul palco ha l'esperienza dopo 40 anni di attività per riuscire ad intrattenere, cantare, ballare, improvvisare, presentare, qualche lingua la conosciamo, ci divertiamo a essere vari e a non essere ripetitivi, quindi potrei definirmi, molti americani mi dicono, il Robin Williams italiano. Ovviamente non mi metto a paragone perché stiamo parlando di personaggi di grande levatura, però insomma io, se potessi ispirarmi a qualcuno, sicuramente dopo Totò mi posso ispirare solo a un Robin Williams, con la differenza, col distinguo, che io sono un bel po' più attento a certe cose che vanno dette e non vanno dette, mentre in America sono molto, molto, molto raw, come dicono loro, belli duri, pesanti. Salire sul palco, vedere una platea davanti, con la quarta platea che si apre, inizialmente sono silenziosi, ma poi ridono, anche piangono, ma si emozionano. La tua sensazione che stai sul palco quando vedi queste reazioni, qual è? Allora, il famoso personaggio, che fantasma lo chiamiamo noi nel settore, cioè il pubblico, è uno, scusate, ogni tanto sentite dei rumori perché ho una bottiglietta antistress in mano. Il pubblico è uno dei protagonisti, in teoria, protagonista, perché se senza il pubblico non potremmo fare lo spettacolo, sarebbe come fare uno spettacolo a casa allo specchio, insomma, guardarsi e ridere delle proprie stesse battute. Il pubblico invece ti dà appunto la misura, è l'altro. Qui aggiungerei una battuta personale, io dico sempre che l'altro, quindi gli altri, sono il nostro plurale e noi dovremmo tendere a questa pluralità. Il pubblico ha il compito importantissimo anche di selezionare, perché il pubblico può scegliere, il pubblico involontariamente, con un atto straordinario che è l'applauso, che è il dissenso, sia nel bene che nel male, può dare un parere, e questo è uno dei pochi momenti in cui lo può fare in maniera vera, perché qui non siamo alle votazioni e quindi loro votano con il loro applauso, e quando piaci piaci, se non piaci non piaci. Diciamo che in altri ambienti non succede, è uno dei pochi ambienti in cui c'è una verità estrema. Qualche tuo collega ci ha detto, a volte capita uno spettacolo che sembra che funziona benissimo, poi cambi piazza, cambi pubblico e a quel punto ti accorgi che quella situazione non funziona. Ma è capitato anche a te? Può capitare, in 40 anni di attività è ovvio che può capitare. In alcune serate sei l'idolo di quella piazza perché hai colpito, chissà per quale motivo, per quale magia, per quale atmosfera che si è creata, l'immaginario, il cuore, l'emozione, i pensieri di tutti, e in un'altra piazza dove magari cambia questo tipo di atmosfera, o è posizionata diversamente o il clima è diverso, quindi anche il tempo incide, quindi il calore, il freddo, e non hai avuto lo stesso effetto. Stesso spettacolo, eri sempre tu, magari tu potevi essere sicuramente meno carico. La bellezza del teatro e dello spettacolo dal vivo è questa, che tu non fai una replica del tuo spettacolo, tu ti riproponi. Replicare, sì, le chiamiamo repliche o recite, meglio ancora, si chiamano recite quelle che fai a teatro e nel cabaret. La replica è una stampa, la replica è una cosa identica all'originale. Il cinema si ripropone sempre identico. Ne abbiamo la parte bella, che è quella del non invecchiare, vedi Marlon Brando sempre giovane, Brad Pitt sempre giovane in quel film, piuttosto che Tom Cruise, piuttosto che Ava Gardner, piuttosto che chi vogliamo, il nostro attore preferito. E a teatro e nel teatro e nella vita noi ci proponiamo anche con il nostro passaggio del tempo, perché dal vivo vedi un attore, salutiamo Enzo Garinei che è da poco andato via, 96 anni, ha calcato le scene dagli anni 20, addirittura con Totò, quindi immaginiamo quante cose ha visto della vita, del mondo, e quante cose lo hanno cambiato, essendo lui uno che cambiava dal cinema, il doppiaggio, il teatro, la televisione e tante altre cose. Quindi è la bellezza di questo mestiere, si cambia perché è il cambiare che è il bello, e anche il pubblico è bello che cambi, perché ti stimola a fare meglio, e con un pubblico diverso, almeno a me succede questo, invento anche sul palco a volte cose diverse, quelle buone me le tengo e diventano testo. Uscendo del palco poi ci sono le persone che le incontrano, le chiedono i selfie, oppure fanno una faccia, come dire, le voglio fare questa domanda, ma in realtà poi si emozionano, sono titubanti. Lei, nel guardare quelle facce, dà una risposta che le rende ancora più felice, nonostante non vi hanno fatto una domanda. Io spero di essere capace di rispondere. Io preferisco le critiche ai complimenti. Allora, quando qualcuno mi incontra o vuole avvicinarsi con un complimento, bravo,
lo ringrazio, ne prendo atto, ma non mi aiuta a capire se qualcosa poteva essere migliorato. La critica, quella costruttiva, diventa invece molto più interessante. Al di fuori di questo, è ovvio che una persona che o ti ha visto in televisione o ti ha visto in uno spettacolo, ti guarda, quello che noi abbiamo alle spalle è il palco, ti guarda perché ti vede su un luogo deputato, è un luogo di responsabilità. Quindi già stare là sopra, vincere tutta una serie di cose che vanno vinte quando si sta là sopra, non solo la paura, non solo la tensione, non solo le problematiche di memoria, la originalità e quant'altro, tutta una serie di cose che servono per stare là sopra, ti dà il, tra virgolette, permesso o consenso da parte degli altri di essere un po' più speciale, un po' particolare, perché non tutti hanno appunto il coraggio di stare là sopra, quindi già questo li mette in un'emozione diversa. Poi altri invece che ti stimano perché hai rappresentato qualcosa o hai parlato in un certo modo, io per esempio faccio la livella di Totò in un certo modo, molti mi vengono a dire complimenti, guardi, bravo, poi la livella, e uno se ne rende responsabile anche di quello che fa, soprattutto responsabile. Questa è una cosa importante da dire, salire su quel palco è responsabilità, perché lì si dicono cose che vengono ascoltate da tanti, quindi non si può salire dicendo la qualunque o inventandosi la storia dell'orso. L'ultima domanda, a questo punto la facciamo complessa. Attenzione. C'è differenza oggi? La gente ha compreso che la differenza tra satira e comicità? Oppure questa cosa si è persa, che in fondo la satira sta morendo in realtà? La satira non sta morendo, faccio l'esempio di Crozza per dirne uno che è sicuramente satirico, l'altro era Luttazzi, uno molto molto satirico, un altro del quale mi sfugge il nome però lo stimo molto. Poi è diventata oggi, se vogliamo, la satira si è riversata nello stand up, che non è più satira perché diventa una specie di cabaret bello sboccato, al che da lì a fare poi veramente commento sociale, perché la satira diventa questo. E a quel punto il passo è un po' strano e la cosa è un po' delicata da definire. Quindi se partiamo dal cabaret, il cabaret cerca di far ridere, di far divertire, di anche, come si dice, andare a toccare argomenti un po' delicati ma ridendoci sopra, quindi sdrammatizzare, ecco, non mi veniva, sdrammatizzare al massimo, il più possibile, sempre nei margini del rispetto. Poi diventi più o meno televisivo oggi per dei canoni che la televisione decide, quindi non si sa se uno è più televisivo di un altro, ma a volte vediamo in televisione persone che sicuramente vengono poi tagliate, e gli viene tagliato una serie di, gli vengono tagliate una serie di battute perché certe cose non le puoi dire. Non facciamo esempi, ma insomma Grillo docet, e quindi ci sono politica, etica, la socialità, una serie di cose che vanno rispettate. Oggi la satira può essere detta quando diventa effettivamente a favore di chi sta ascoltando anche una specie di campanello d'allarme, quindi un grillo parlante, ecco perché Grillo aveva una funzione straordinaria, nel momento in cui si è messo dalla parte di chi voleva fare certe cose al mondo, cioè la politica, ecco che la satira diventava un po' un ossimoro, diventava un po' una cosa un po' assurda. Non puoi fare satira se sei tu stesso l'argomento della satira, quindi dovrai fare autosatira più che autocritica. A questo punto ci fai saluti finali? Beh, saluto tutti sperando che l'estate sia stata straordinaria, che l'inverno sia figlio di questa estate e quindi che vi regali un inizio di stagione lavorativa, perché queste sono poi le modalità straordinarie. E con la musica che sta partendo vi ringrazio perché non mi sentite più. Ciao a tutti da Gianfranco Fino. E siamo con Rosanna Fratello. Allora, noi la conosciamo come artista, una grande artista. A questo punto però la domanda più semplice forse, se oggi dovrebbe descrivere Rosanna, come la dovrebbe descrivere? Ma una donna con tanta esperienza, una donna che ha vissuto il meglio della musica leggera,
ho 50 anni di carriera, per cui diciamo che il meglio è passato e comunque il presente è sempre ottimo, perché comunque ci vuole la volontà, la voglia di continuare a fare questo mestiere. Io ce l'ho, per cui viva anche il presente. Riuscire a dare ancora grandi emozioni alla gente che vi ascolta, che l'ascolta, e vedere queste facce che sotto il palco inizialmente sono silenziose, ma poi si emozionano, ridono, piangono, ascoltando le sue canzoni. Che sensazione prova? Ma è una grande sensazione, emozionante, è uguale a quella del pubblico, perché è reciproca la cosa, cioè abbiamo vissuto insieme momenti bellissimi, momenti straordinari, tanta tanta televisione buona, per cui è un'emozione che continua. Insieme a loro ho continuato la mia carriera, cioè è il pubblico che mi ha dato questa forza, per cui approfitto per ringraziarli sempre, per dire che senza di loro non saremmo qui, ecco, neanche adesso a fare questa intervista. E invece la gente che sente, la vede sotto il palco, poi scende e lei li saluta, c'è qualche domanda particolare, oppure a volte lei ha capito dallo sguardo, perché si sono emozionati tanto che hanno avuto anche la difficoltà di farle qualche domanda? Ma la gente è sempre spontanea, dice, chiede sempre quello che pensa, e probabilmente è dettato anche dal fatto che io mi sento una cantante del popolo, e questo la gente lo avverte, avverte che sono amica, loro sono amici miei ed è una cosa reciproca, per cui è un discorso, cioè io mi sento un po' in famiglia con loro, e questo è importante, insomma. Ecco, sentiamo la processione, forse state sentendo il prete che sta dicendo la messa. Bene. E invece che cosa le rimane? Lei ha fatto tanti Sanremo, quindi che cosa le rimane di questi Sanremo, soprattutto queste emozioni? Ma rimane tanto, rimane il fatto che la gente continua a ricordare tutti quelli che poi sono stati i grandi Sanremo. Sono stata fortunata perché ho approdato proprio a Sanremo nel lontano 69, per cui devo dire che ho partecipato a quei Sanremo che hanno una struttura notevole. E l'ultima domanda, c'è qualche canzone che gli rimane più nel cuore, che le ha dato poi quella sensazione, quell'emozione in più nel tempo? Ma diciamo che le canzoni sono tutte belle, però io sono molto legata, sono una donna, non sono una santa, che poi quella canzone che ho remixato di recente uscirà a fine settembre, e che è un po' un voler lasciare ai giovani di oggi questa raccomandazione sulle donne. Le donne sono importanti, le donne hanno bisogno di essere, bisogno perché lo meritano, hanno bisogno di essere capite e di essere rispettate soprattutto, tanto hanno ottenuto e tanto devono ancora ottenere. Io sono fiduciosa di questa cosa, sono sicura che le donne ce la faranno sempre, per cui è questo che mi piace trasmettere ai giovani di oggi. E allora ci fa un saluto per chi ci sta vedendo? Sì, un saluto grandissimo, un abbraccio fortissimo, mi raccomando, amate sempre la canzone italiana, perché ci rispecchia nel mondo e ci amano moltissimo gli stranieri, e dobbiamo assolutamente portare avanti la nostra canzone, la nostra cultura musicale. Ciao. Stavolta entra non da dietro, davanti al banco. È bellissimo, è veramente leggiadro, guardate com'è. È top, è direi il top del top del top, e quindi è con noi di nuovo qui a Folignano al festival, con questo festival nazionale della canzone popolare dialettale. Guardate com'è dolce, è proprio uno zuccherino. Gli abbracci, Valentina parlava prima di abbracci, abbracciamoci, amiamoci. No, vabbè, basta. Gianfranco Pino. Vabbè, era perché. No, volevo vedere la differenza tra i due. È un po' meglio. Cioè, sicuramente va. Allora, Gabriele, mannaggia Gabriele! Faccelo vedere. No, niente. Spaventeresti. Sì, infatti, perché è una plomb inglese.
Gabriele è molto, molto tecnico, molto... Sempre. Io. Un calo di voce, ma la plomba... Ma ancora la plomba. Facciamo un applauso, per cortesia. Ma troppo... Così ne prendo anche fiato. Però no, io comprendo... Guarda che è una dote questa qua. Comprendo che piace la serata, perché non va via nessuno. Ma secondo me per non perdere la sedia, no, questo è uno sport italiano, per non perdere la sedia, pur di non perdere la sedia, io da qua non mi muovo, che come malzi me la farei con lo compagno. Lasciamo, grazie, 5 secondi velocemente, facciamo una cosa veloce, come dico sempre alla mia ex moglie, perché c'è stata tanta roba, fate in un certo modo un augurio per la prossima stagione. Chi andrà in vacanza, già sono finite, siamo a settembre, però chi andrà in vacanza, se avete idea di andare da qualche parte, ancora, chi ha la possibilità, c'è i soldi, Brasile, signori, andate in Brasile, ci sono quelle ragazze con quegli occhi fantastici, dai, quegli occhi, tanto là te vanno gli occhi, è inutile che dici, quelli si chiamano glutei adenoidi, pensate, ce l'hanno dall'altra parte delle tonsille. Dici, ma come fanno a avere il sedere così alto? È culo. Non c'è un'altra spiegazione. Cioè, è una cosa, e tu, per andare in Brasile, devi sapere che, come abbiamo appena sentito, l'amore è determinante, la musica lo è altrettanto. Il primo suono che noi sentiamo in vita è il cuore di mamma. Pum, 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 pum. Quello del bambino, no, quello fa così. No? Infatti, quando lo ascolti, ascolti il cuore di mio figlio, me lo faccia sentire tutto. Si è rotta la macchina. Dico, no. È proprio galoppa. Sono delle cose pazzesche, uno non se l'aspetta, poi senti. Dice, che è? Si è interrotto. Beh, il bambino si dà delle arie anche. Sta per nascere. Lasciamo che faccia come vuole. Partire. Quindi in Brasile tu vai e ti rendi conto che la musica è nata lì. Già quando parti da qui, dall'Italia, con l'aereo, sali sull'aereo e senti. C'è già musica, che forza, è incredibile. No, non è musica, è che più gente sale e più senti gli ammortizzatori vecchi dell'aereo che poi se ascolti dici ignifugo, cioè ti dice non prende fuoco, dovesse essere. Quindi sali, a un certo punto ti trovi di fronte tutta una marea di gente, ma c'è l'assistente di volo, cioè lo stess, no? Loro non la chiamano hostess, la chiamano lo stess, cioè se c'è o non c'è fa lo stesso e fa l'annuncio, bellissimo l'annuncio di Sicurtown, annuncio sound Sicurtown, e fa attenzione passeggeri, preparaci su bagaggio, altrimenti tu fregaci, dice lì mortaggi, inizi subito a parlare in portoghese, subito mortaggi, bagaggi, porca miseria, dove sta un bagaggio, sta davanti, allora vai di lì e fai la figura di Totò e Peppino col milanese, cioè tu pensi di parlare portoghese, non hai l'inglese, l'inglese la maggior parte di noi non ce l'ha molto ferrato, insomma qualcuno ha fatto due lezioni, depends on the table, where is the window, e con queste due lezioni pie parti e vai per il mondo, dove cazzo la vai? Io ho visto gente all'imbarco, good evening sir, I need your passport, sir, I need your passport. You have to pass here. You need your passport, please. You have to give me your passport. Your passport, the documents. Ah, is on the table. Già mezza lezione, la prima è finita. Poi dice, ma are you alone? Alone. Are you alone? Alone. Alone. Mia moglie. You not love. No, alone, mac, sug, mia moglie. You, solo. Ah, no. Near the window. E c'è la moglie con the pencil e i documenti. Insomma, lui lo imbarcano e lui fa il più bel viaggio della sua vita senza la moglie. Quindi tu in Brasile arrivi, bellissimo, e vedi che quando sbarchi, è bellissimo perché vedi un sacco di gente che ti aspetta sotto l'aereo. Scendi, bello, ci presento mio fratello, già sopra hai rischiato, che cioè, mischiati le cose, scendi, devi andare a tempo, perché loro sono tantissimi, tutti vicini, hai visto quanti sono? Tantissimi in Brasile, tutti azzeccati e fanno così. È per quello che so tantissimi qua, perché stanno vicini, fanno così, è normale che
crescono come funghi. Noi, ecco, parliamo proprio di ballo popolare, di canzone popolare, noi siamo tutti vicini, tutti azzeccati, almeno stiamo tornando a essere tutti vicini azzeccati, ma non abbiamo il ballo, no, abbiamo la tarantella. Dovremmo trovare in sifonella, che è un po' più creativa, insomma, in tutti i sensi creativa. Quindi arriviamo finalmente in Brasile e ti accorgi che c'è musica ovunque. Arrivi al mare e senti. Senti le onde sulla spiaggia, rimani incantato. Se le onde vanno sulla spiaggia, se vanno sullo scoglio cambia. Fa schiumetta, va. Aspetta, se sullo scoglio c'è qualcuno, cambia ancora, c'è sempre uno sullo scoglio. Sono in Brasile, sto a Rio de Janeiro. E guarda l'orizzonte, l'onda lo vede da lontano, lo punta proprio. C'è uno sullo scoglio. Lo vado io, no, lascio, no, è mio. Se lo litigano, no, l'ho visto prima. Poi c'è il salto d'onda. Da lontano proprio. Cambia suono, fa. Dice perché fa. Questa è la risacca. Beh, allora, e questi suoni si mischiano. Diventa suono, musica. A questo suono si aggiunge. Ma da dove fai questo suono? Guarda da sopra un pan sopra, guarda un po', e vedi, sembra un po' genovese. Guardi sotto e vedi, c'è la gente. Oh, dai sopra, prendi zucchero, guardi giù, c'è la gente alle 7 di mattina sulla spiaggia, già scotta. E si sente per tutto il paese. E si aggiungono i suoni uno e senti un rumore, dice, ma da dove arriva? Ma da dove è? Io i tamburi non ho visti, non sono tamburi, si muovono tutti. Quelle con le bocce grosse. Devo pure stare attento. Poi a un certo punto senti. Chi è? Quelle con le bocce piccole. Dai, carota. E tutti si mischiano e senti. Uno attacca, beva ferda se già ma fermate, uffa cattu sancio do Brasil. Dici, ma perché dici che i suoni della natura, ma perché si chiama samba, scusa, se è fatto da questi suoni? Che uno ti risponde, si chiama samba perché si balla con una samba davanti, una samba dietro, una samba dietro, una samba davanti, samba davanti, samba dietro, e quando lo sai sambarato. Grazie, stretto, conciso, come mi hanno insegnato i miei amici gesuiti. Grazie. Ma quale bis? Non dire bis, è difficile, sì. È difficile congedarsi da Gianfranco Fino. È sì, è molto difficile, tant'è che infatti mi sono dovuto far separare dalla legge. Veramente, cioè, guarda, sei stato formidabile, credo che con un bel applauso testimonieremo questo tuo... Ecco, un applauso grande, Gianfranco Fino! Grazie, Zeiger, grazie.